Roberto è stato uno straordinario parlamentare europeo, capace di quella attenzione ai problemi, quell'equilibrio, quella capacità, quel saper fare anche le mediazioni quando era necessario, che lo ha un po' distinto da tutto il resto della squadra, l'ha fatto diventare anche nel rapporto con gli altri partiti europei, con le autorità, con lo stesso Schulz, un protagonista del Parlamento europeo. E guardate che non è facile, intanto perché era la prima legislatura, e la seconda perché non è un ambiente facile, e invece se hai equilibrio, intelligenza, capacità di lavoro, beh, quello poi alla fine si vedono nei fatti. E a me piace l'idea adesso, nel presentarlo, nel dargli la parola, nel dirgli votabelo, di dirglielo da testimone sincero: è veramente straordinario il lavoro che ha fatto in questi 5 anni, facciamo in modo tutti insieme che ci possa rappresentare al Parlamento europeo anche per i prossimi 5 anni. Roberto. Grazie davvero Ionello, Daniele Torpati, tutti voi per questa iniziativa, per questo incontro. Diceva bene Ionello, noi non stiamo facendo un sondaggio d'opinione, noi davvero stiamo prendendo nelle nostre mani il futuro e il destino dell'Europa e quindi il futuro e il destino di tutti noi, e lo stiamo facendo eleggendo il luogo, la sede che può consentire finalmente di costruire un'Europa democratica, perché un'Europa democratica è un'Europa basata sul principio una testa un voto e non tecnocrazia e non rapporto a porte chiuse tra i governi dove magari conta più chi ha la tripla A, e quindi quasi fossimo, diciamo, in una stagione oggi che non è la fatta dai precedenti storici molto appropriati, devo dire, ne faccio un altro appunto, come se noi fossimo nella stagione della democrazia censitaria, in cui, diciamo, il peso, il voto non è legato, ma in alcuni organismi dell'Unione Europea, cioè, anzi intergovernativi, è tecnicamente così, cioè si conta di più in funzione dei soldi, non in funzione delle persone che si rappresentano, quasi che fossimo in una fase iniziale come la democrazia rappresentativa è nata iniziando a far votare solo chi aveva un certo censo. Noi forse nella, così voglio essere progressivo, voglio essere ottimista sull'evoluzione della storia, che in realtà è nelle nostre mani naturalmente, come se noi fossimo ancora in una fase preliminare in cui appunto non si conta in rapporto al principio sacro della democrazia, che è una testa un voto, ma appunto c'è un peso differenziato, chi ha la tripla A conta più di chi sta in Grecia, e allora lì è la troica che deve decidere quello che si fa. Allora, per avere un'Europa vera, un'Europa che non è solo una moneta, non è solo un mercato, questo, l'Europa deve essere democratica, e il luogo, la sede per rendere l'Europa democratica è il Parlamento europeo, e lo è in maniera duplice, innanzitutto perché è diventato il Parlamento europeo il luogo dove si fa legislazione, non si fanno le risoluzioni, gli ordini del giorno, come è stato per molti anni. E questo aveva anche portato a selezionare in un certo modo la rappresentanza dei parlamentari europei. Oggi non è più così, il Parlamento europeo è dove si fa legislazione importantissima su una serie di ambiti fondamentali per la vita dei cittadini, e quindi i cittadini devono essere consapevoli che stanno eleggendo dei loro rappresentanti che prenderanno delle decisioni da cui dipenderà se si pagherà o no il roaming dal 2015, se la rete sarà libera e neutrale oppure ostaggio dei provider, se potremo tutelare la nostra privacy o saremo nelle mani di Google e di Facebook, se i diritti dei consumatori saranno tutelati in un certo modo oppure no, perché questo c'è anche il lato positivo dell'Europa, forse non tutti sanno che negli Stati Uniti se si va in un supermercato e si acquista un bene, molto spesso non c'è la data di scadenza perché non è obbligatoria, e questa è una cosa che l'Europa ha introdotto, questo principio della tutela dei consumatori. Quindi ecco, tutte queste cose qui e tante altre fondamentali si definiscono e si decidono nel Parlamento europeo, e allo stesso tempo oggi noi, grazie, lo diceva Lionello molto bene, non semplicemente a un cambiamento del trattato, ma a una innovazione, una battaglia politica che abbiamo condotto come socialisti europei, noi vogliamo anche eleggere il governo dell'Europa e rendere il governo dell'Europa non più una funzione tecnica che esprime o un astratto appunto primato della tecnica, oppure in realtà i rapporti di forza tra non uguali come sono in realtà i governi che siedono in quei consessi intergovernativi, ma rendere
la Commissione europea, come avviene una democrazia, come avviene per un governo democratico, espressione del voto dei cittadini e quindi responsabile davanti al Parlamento. E quindi questo rende così importante il nostro voto, e questo rende del tutto ridicole, irrilevanti, anche pericolose naturalmente, questa campagna conquista, populista, uscire dall'euro, queste sparate del Movimento 5 Stelle, che naturalmente vanno prese sul serio nel spiegare ai cittadini, come ha spiegato perfettamente Lionello, quello che succederebbe se avvenisse l'assurdo non di cambiare, come vanno cambiate, le politiche dell'euro, ma cambiare l'euro, come se l'euro fosse uno strumento che può essere usato in modi diversi, perché se quando si è stato introdotto l'euro i prezzi sono aumentati in Italia e non aumentati in Germania, questo non dipende dall'euro, dipende dal fatto che il cancelliere tedesco Schröder ha fatto una legge che chi aumentava i prezzi veniva arrestato, tradotto nel carcere, e in Italia Berlusconi ha gestito la conversione in un altro modo. Questo non dipende dallo strumento, dipende dal modo in cui si utilizza lo strumento. Allora noi, detto tutto questo, e quindi spiegato la corsa in banco, ma i tassi di interesse a due cifre, però contemporaneamente i beni che si svalutano, eccetera, per cui uno che ha un mutuo su una casa pagherebbe il quadruplo di mutuo e la casa gli varrebbe la metà. Detto tutto questo, noi poi dobbiamo sapere che, diciamo, siamo in un cane che abbaia, fortunatamente non morde, cioè Grillo, i 20, anche se gli andasse bene, i parlamentari di Grillo saranno nel gruppo misto, che si chiama dei non iscritti, perché sono incoalizzabili persino con le altre forze euroscettiche, e non conteranno nulla, non conteranno tecnicamente nulla, saranno un piccolo gruppo di parlamentari che alla fine dei dibattiti prenderanno la parola, perché il gruppo misto neanche c'è il diritto di partecipare alla prima fascia degli interventi, non ha i relatori, non è presidente di commissione, non conta niente. Questo è il destino poi in realtà anche di una, diciamo, vocalmente aggressiva minaccia di sfracelli, ma d'altronde gli sfracelli li abbiamo visti anche nel Parlamento italiano, andati sui tetti, ma nelle commissioni sono stati tecnicamente irrilevanti. Ecco, nel Parlamento europeo lo saranno molto di più, perché saranno davvero una piccola pattuglia di arrabbiati che non saranno presi in considerazione da nessuno, anche perché nessun gruppo europeo potrebbe accogliere un movimento che non rispetta le regole basilari e i principi della democrazia. Quindi noi con forza, con determinazione, contrastiamo questa propaganda, ma allo stesso tempo diamo ai cittadini il senso e il messaggio che il voto utile, il voto del cambiamento, il voto per il Partito Democratico lo è innanzitutto perché punta a portare nel Parlamento europeo una squadra di parlamentari che sarà, può essere, la prima delegazione nazionale del primo gruppo europeo, e quindi noi potremo avere anche un peso, non è anche qui, non è una sparata, lo dicono i sondaggi, lo dicono i dati, noi potremo essere, siamo entrati finalmente nel PSE, ed è una cosa bella che finalmente sia avvenuto, è anche una soddisfazione per chi si è battuto per tanti anni per questa prospettiva, anche un riconoscimento del merito a Matteo Renzi che finalmente ha sciolto gli indugi e ha completato il percorso che avevamo avviato entrando nel gruppo, e noi possiamo essere la prima delegazione del PSE e quindi possiamo davvero esercitare un peso che lo è nel ruolo. E poi il nostro voto è utile perché noi con i nostri deputati facciamo arrivare primo il PSE, lo diceva un'altra iniziativa, noi per la prima volta nella storia d'Europa la sera del 25 maggio avremo tutti i telegiornali d'Europa che faranno vedere le colonnine rossa, blu e verde degli altri, giallo degli altri colori, che valuteranno chi sarà il primo partito europeo. I deputati, se il Partito Democratico avrà più deputati, contribuirà a far arrivare prima quella colonnina. Se lo avrà di meno, perché poi magari uno ha dato un voto di protesta oppure ha votato Tsipras, l'effetto non sarà un cambiamento più radicale dell'Europa, ma l'effetto sarà che arriverà primo il CPE e noi avremo come presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, presidente del Consiglio uscente del principale paradiso fiscale europeo, cioè Lussemburgo, nonché presidente uscente dell'Eurogruppo e artefice architetto delle politiche dell'austerità. Quindi voto al Partito Democratico come voto utile, come voto per il cambiamento e come straordinaria opportunità per costruire una dimensione democratica dell'Europa. E questo cambiamento poi è un cambiamento che al tempo stesso è ambizioso e concreto, perché noi abbiamo due compiti fondamentali da svolgere in Europa. Uno è quello di cambiare verso, cambiare indirizzo alle politiche dell'Unione Europea di questi anni, sinteticamente, dall'austerità alla crescita, dirò
sinteticamente come. L'altro però è di completare questa costruzione europea, che è una costruzione. L'Europa non è il problema, l'Europa è la soluzione. Il problema è che l'Europa non ha ancora un assetto adeguato a reggere in un mondo così grande, terribile, difficile, il mondo dove ci sono i barconi con le persone che muoiono, è una vergogna, il mondo dell'Ucraina, delle crisi internazionali, di una guerra che sembrava così un ricordo del passato, non essere qualcosa di concreto, e vediamo i carri armati nelle strade del continente europeo, il mondo dei mercati finanziari che spostano miliardi di euro con un click a Wall Street o alla City di Londra, questo è il mondo. Allora l'Europa o c'è o noi, nessuno di noi conterà più, non riusciremo a governare questi processi. Allora questa costruzione va completata. Noi ci siamo dotati di una moneta unica ed era indispensabile. Senza la moneta unica non reggeremmo nel mondo. Spiegavo, dicevamo cosa accadrebbe se noi tornassimo alla lira. Noi abbiamo costruito un mercato unico, un mercato unico importante per le ragioni che dicevo, perché tutela i diritti dei consumatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non basta, non basta. Noi dobbiamo realmente costruire un'Europa politica, un'Europa della solidarietà, un'Europa del lavoro, un'Europa dei diritti, e questo richiede completare questa costruzione. Quindi questa è la duplice operazione che dobbiamo svolgere: cambiare il verso alle politiche europee, innanzitutto correggendo le politiche di austerità, lo possiamo fare anche per le battaglie che abbiamo condotto in questi anni, che ci hanno consentito di strappare delle flessibilità, dei meccanismi che però non sono applicati dalla Commissione di oggi, perché una conservatrice, e noi abbiamo bisogno, perché la linea dell'austerità, cioè l'idea che si potesse rispondere a una crisi attraverso la compressione delle politiche di bilancio, è un'idea che è fallita, perché è un'idea assurda, perché se una macchina arranca per salire su una collina, quello è il momento in cui si dà il colpo di acceleratore, non si dà il colpo di freno. Si chiama tecnicamente nei manuali di economia politica politica anticiclica, cioè sto in salita e non ce la faccio, lì devo spingere, se sto in discesa e rischio di sfracellarmi, magari quello è il momento di spingere il freno, ma se si spinge il freno quando si sta in salita è chiaro che la macchina non ce la fa, va indietro. Allora succede il pasticcio, quello che è accaduto in questi ultimi 3-4 anni, in cui l'Europa ha una seconda recessione, che non è quella di Lehman Brothers, perché da quella gli Stati Uniti sono usciti con delle politiche di investimento, con delle politiche pubbliche, con delle politiche di reindustrializzazione. Poi però noi abbiamo avuto la seconda recessione, che è frutto di queste politiche sbagliate, politiche tra l'altro, è bene dirlo ai cittadini, votate in Parlamento Europeo, nel Consiglio dei Ministri Unione Europea, da Berlusconi, dal centrodestra, dal PDL, da Forza Italia, da quelli che sono stati in Italia, l'NCD, che dicono che bisogna battere i pugni sul tavolo, andare dalla Merkel e fargliela vedere, ma quando loro erano maggioranza nel Parlamento, loro questi pugni sul tavolo non li hanno battuti, ci hanno fatto tanto teatro, ma poi alla fine ne sono stati, hanno seguito le indicazioni del loro partito, del PPE, dei loro leader, che si chiamano appunto Angela Merkel e Jean-Claude Juncker, e sono stati protagonisti delle politiche di questi anni. E noi quelle politiche le dobbiamo cambiare, adottando un criterio banale, vorrei dire, tuttavia così difficile. Io ho presentato l'emendamento sulla Golden Rule per scorporare gli investimenti al patto di stabilità, e è stato respinto per 32 voti, con i loro voti contrari naturalmente, e noi questa cosa la dobbiamo fare adesso, dobbiamo dare un po' di margine agli investimenti, perché se non ci sono gli investimenti non si va da nessuna parte, servono anche a essere più competitivi gli investimenti, e servono a rendere questa coperta più lunga, che oggi è molto corta. E Matteo Renzi sta facendo una cosa straordinaria, le banche, un miliardo in più alle banche, risparmiare i costi della politica, la riforma delle istituzioni, abbassare le tasse sui redditi da lavoro medio bassi, gli 80 euro in più, ma se non si allunga un po' la coperta dei vincoli europei in cui queste pur coraggiose e importanti scelte vengono compiute, poi alla fine noi scopriremo che la coperta, essendo corta, 20 miliardi di tagli che poi vanno a scascata sulla regione, sui comuni, sui municipi, e quindi poi è chiaro che allora la scelta drammatica, aumentiamo le tasse locali oppure riduciamo i servizi e ci misuriamo poi appunto con i problemi drammatici in cui si dibatte Roma, in cui si dibatte i municipi, in cui si dibatte la regione, e quindi davvero non stiamo parlando di una cosa lontana e distante. Se noi realizziamo quello che anche Schulz ha detto, di calcolare in modo diverso il deficit e consentire di calcolare in modo diverso il deficit degli investimenti, stiamo parlando di una cosa che consente di realizzare programmi di investimento a livello dell'Unione Europea, ma che allunga la coperta, la allunga per tutti, e quindi davvero stiamo parlando di una scelta
fondamentale e terribilmente concreta. Ma questa scelta non basta. Occorre appunto costruire una dimensione più alta, più larga e più solidale dell'Europa. Innanzitutto una dimensione sociale dell'Europa. L'Europa non può essere solo moneta e mercato, deve essere anche una unione sociale e solidale. Anche qui abbiamo ottenuto dei risultati, è bene che si sappia, perché se dal 1 maggio di quest'anno tutti i giovani dai 15 ai 29 anni possono digitare il loro nome nel sito della Garanzia Giovani, www.garanziagiovani.governo.it, segnatelo perché non è stata a mio giudizio sufficientemente socializzata questa notizia, e dovranno essere contattati entro 60 giorni da un centro per l'impiego, e ci saranno delle risorse, 6 miliardi che noi ci siamo conquistati come socialisti e democratici, come noi abbiamo conquistato la Garanzia Giovani, che è stata una nostra proposta, e poi che l'Italia ha preso 1,5 miliardi, perché questi 6 miliardi da 6 anni, 7 anni li abbiamo spalmati su 2 anni con una battaglia. Ci siamo visti all'alba con Schulz e Ricoletta alla vigilia del Consiglio Europeo, abbiamo studiato una strategia per poniamo il veto, Cameron si è opposo a questo aumento delle risorse, insomma ci siamo anche battuti nel nostro piccolo, pur essendo una situazione di minoranza. Questo appunto è il caso di una prima politica per il lavoro e per l'occupazione a livello europeo, che dovrebbe consentire, se verrà realizzata bene, di avere delle proposte concrete di formazione, di tirocinio, di apprendistato, dei bonus anche per dei contratti di assunzione per i giovani. E questo è quello che deve diventare. Ancora sono risorse a nostro giudizio insufficienti, noi vogliamo portare a 21 miliardi perché vogliamo costruire un primo pezzo di un welfare europeo, un welfare universalistico come quello dei paesi nordici, e questo deve essere ormai un compito anche dell'Europa. Perché l'idea che il modello sociale europeo è qualcosa di cui dobbiamo sbarazzarci per competere, per inseguire gli altri paesi al ribasso, riducendo i salari, riducendo i diritti, riducendo il nostro modello sociale, è un'idea sbagliata, perché non funziona così. Questo non ci consentirebbe neanche di essere più competitivi, oltre che perché poi i paesi più competitivi d'Europa sono quelli che hanno il più welfare del mondo. In Finlandia ti comprano pure le matite, lo Stato, per la scuola, perché la scuola è pubblica ed è pagata dalla fiscalità generale, la sanità è pubblica, e i paesi che sono più competitivi sono i paesi che hanno questo modello sociale. E allora questo modello sociale deve essere però un patrimonio dell'Europa, lo è stato per tanto tempo attraverso la funzione degli Stati, ciascuno se l'è costruito, se l'è difeso, sono state fatte le battaglie, le lotte, le conquiste, la sanità negli anni 70, universale, ma adesso questa cosa deve essere diventare una dimensione dell'Europa, delle politiche europee. Questa è la grande sfida, che al tempo stesso del cambiamento dell'indirizzo delle politiche europee e della costruzione di un'Europa vera, di una costruzione europea più compiuta, quindi un pilastro sociale delle politiche europee, politiche attive per i giovani, dei parametri sociali, perché la Commissione europea non può bacchettare uno Stato membro solo se non rispetta il deficit, il debito, deve anche dire no, tu hai troppi pochi posti negli asili nido, no, tu hai un tasso di povertà troppo alta, no, tu non garantisci il diritto alla salute. Questi devono essere parametri che devono entrare nella proposta, la piattaforma dei socialisti europei, nel meccanismo complesso. Poi ci sono sempre queste formule astruse e difficili da comunicare, si chiama semestre europeo, si chiamano raccomandazioni della Commissione, c'è tutto un assetto di cose che si sono costruite, edificate per reagire alla crisi in questi anni, che però sono unilaterali e parziali, e noi allora questa costruzione la dobbiamo completare, la dobbiamo costruire. E quindi cambiare l'Europa e costruire l'Europa, politiche del lavoro, politiche della solidarietà, politiche della crescita, politiche dell'occupazione, politiche dei diritti, perché noi abbiamo ormai dei diritti scolpiti anche nella carta dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Questi diritti devono diventare tema di politiche, di attuazione, i diritti, la direttiva non discriminazione, i diritti delle persone LGTB, i diritti delle donne, sono diritti che ormai sono anche i diritti della protezione dei dati, noi ci stiamo battendo, la direttiva e il regolamento sulla protezione dei dati contro Facebook, contro Google, è al Parlamento Europeo che si conducono queste battaglie, perché solo lì che si può evitare una deriva in cui la società digitale diventa anche la società della mercificazione delle nostre persone, dei nostri dati, della nostra privacy. È una grande frontiera, l'ho visto Snowden, l'NSA, cioè davvero è questa la frontiera della civilizzazione e della globalizzazione. Questi temi sono i temi di battaglia del Parlamento europeo, tra le grandi famiglie politiche europee e tra il Parlamento da una parte come espressione dei cittadini e la Commissione e il Consiglio come espressione degli Stati membri. È una grande sfida di civiltà che attiene non solo alla capacità di noi di rilanciare il nostro modello sociale, le nostre prospettive di crescita, di superare le crisi, ma addirittura vorrei dire, perché questo è l'orizzonte anche che dobbiamo dare alla nostra sfida europea, di dare
un contributo a indirizzare in che direzione va il mondo, come noi vogliamo cambiare questo mondo, come noi vogliamo che il mondo diventi. Questa è anche una grande missione dell'Europa. L'Europa non è solo un concetto geografico, non i confini dell'Europa sono difficili da stabilire. L'Europa è anche una grande idea, è una visione, una civiltà, sono dei valori, quei valori che sono stati scolpiti nelle nostre costituzioni. Allora l'Europa ha anche un compito, una responsabilità di contribuire a decidere dove va il mondo. Se noi dobbiamo fare degli accordi commerciali in cui tutti noi siamo trascinate a inseguire al più basso prezzo le merci, il costo del lavoro, se noi diciamo se tu fai lavorare i bambini io non ti faccio un accordo commerciale di libero scambio, io ti costringo, se puoi commerciare con me, a alzare i tuoi standard sociali, a alzare i tuoi standard ambientali, perché io voglio civilizzare la globalizzazione, non voglio rendere barbara l'Europa per effetto della globalizzazione. E questa è la grande sfida, che significa solo un'Europa unita lo può fare, perché solo l'Europa unita può costruire una politica dell'immigrazione comune, solo l'Europa unita può decidere come dei meccanismi un po' più sensati di attuazione del diritto di asilo dei rifugiati, che fanno sì che oggi non si può chiedere l'asilo dal paese di partenza e bisogna andare a morire nelle carrette del mare, magari per finire in un paese dove non si voleva neanche andare, come è spesso il caso dei poveri migranti che muoiono nel Mediterraneo per venire in Italia, perché non si sono costruiti dei corridoi umanitari nei paesi di crisi per consentir loro di chiedere in modo una procedura civile il diritto di asilo. E poi c'è la Commissione Europea che oggi ci dice: ah, voi non avete, l'Italia non avete chiesto niente, non avete chiesto niente. Solo è una vergogna quello che ha detto oggi la Malmström. La Commissione Europea è inadempiente dall'attuazione di un nuovo articolo del trattato che si chiama articolo 80, che dovrebbe consentire l'istituzione di politiche comuni per le frontiere, per l'asilo, per la migrazione, sulla base del principio di solidarietà, solidarietà verso chi viene, ma solidarietà tra i paesi dell'Europa, compresa solidarietà finanziaria, lo recita testualmente l'articolo 80 TFU, trattato per il funzionamento, che significa che il principio ovvio che se io ho una frontiera, e questa frontiera è la frontiera dell'Italia ma è anche la frontiera dell'Europa, perché se c'è Schengen è chiaro che la mia frontiera è anche la frontiera dell'Austria, che non dispone della frontiera dell'Europa ma è la mia frontiera, quindi è la frontiera di tutti. Allora questa frontiera va gestita in modo comune, con risorse comuni e con politiche comuni. E allora che la Commissione Europea non ha avuto il coraggio, perché alcuni Stati membri non lo vogliono fare, di presentare un regolamento di attuazione dell'articolo 80 del principio di solidarietà, solidarietà, è oggi che ci viene a dire che non gli abbiamo chiesto niente, davvero è il segno che noi questa Commissione Europea la dobbiamo cambiare con il voto dei cittadini, che serve a fare tutte queste cose, ma non solo con la politica di frontiere, ma una politica estera comune. Ma come si può pensare di governare questi processi colossali, terribili, enormi, la Siria, le primavere arabe, la Libia, l'Ucraina, senza una politica estera comune dell'Unione Europea, con una sola persona che parli per tutto? E quando l'ha fatto? L'Europa è riuscita a farlo. Io ho avuto così il privilegio di essere stato nominato, ho fatto il capo della missione di osservazione elettorale in Kosovo, ho assistito con i miei occhi, ho contribuito col mio lavoro a realizzare un pezzo di una politica estera europea che, siccome è stata unitaria e ha parlato una persona sola sulla base di una strategia comune, è riuscita nel miracolo di mettere d'accordo serbi e kosovari. Se invece si va all'ordine sparso, è chiaro che russi e ucraini, nessuno dei due vuole riconoscere all'altro la supremazia, perché non si ha il coraggio di parlare entrambi e di offrire una prospettiva entrambi, allora litigano, allora prima fanno il governo i russi e devono comandare tutti quelli che vengono da quattro province che sono una minoranza del paese, che hanno nominato tutti i ministri del governo di Yanukovych, poi arrivano quegli altri, questo governo di adesso sono tutti ministri, sono espressione di quattro province che fino al 1918 non stavano neanche dell'Ucraina, nell'impero russo, ed erano Austria, e pretendono come se noi avessimo un governo tutto fondato da sudtirolesi. Ecco, diciamo che è una composizione abbastanza irrazionale. Ecco, qui si continuano a passare da un pezzettino ai due estremi che vogliono comandare tutto il resto. Allora questo serve l'Europa, serve un'Europa che dialoghi con la Russia, con i russi, con gli ucraini, che definisca una strategia comune. Se questo non avviene ci sono le crisi, e poi le crisi sono degli incendi che è facile appiccare ma è difficile spegnere, e poi serve un esercito comune europeo, perché non possiamo avere 28 eserciti che facciano la stessa, servono delle cose. Ora non voglio annoiarvi con l'elenco di politiche che sono molto specifiche, ma in realtà ciascuna di esse apre un enorme orizzonte di opportunità, di sfide, di problemi. Ma davvero
la sensazione che noi dobbiamo dare ai cittadini è quello che noi siamo, che abbiamo nelle mani il nostro destino, perché l'Europa è il nostro destino e il destino dell'Europa è nelle nostre mani, e questa è la sfida fondamentale che dobbiamo affrontare con il nostro voto e con la nostra partecipazione, perché eleggere dei parlamentari non significa solo mandare delle persone auspicabilmente capaci, competenti e che si dedichino a tempo pieno a questa difficile e specializzata attività, cosa naturalmente che è una condizione, vorrei dire, necessaria, ma non è sufficiente. Occorre costruire dei legami politici, sociali, territoriali, occorre dare corpo e sostanza al fatto che siamo diventati un partito europeo e abbiamo scritto PSE sotto il simbolo del nostro partito, perché questo non attiene solo a un elemento di identità e di collocazione politico-parlamentare, attiene alla sfida e alla funzione che una democrazia europea si compie solo se si costruisce una dimensione popolare della partecipazione, del controllo democratico, del coinvolgimento dei cittadini, si popolarizzano i temi europei, si portano qui sul territorio, si fanno dibattere, si discutono, ci si accapiglia e si controlla quello che avviene lì, perché non è possibile che quando facciamo i regolamenti sui banchieri e sulle banche siamo circondati dai lobbisti di Goldman Sachs e della City di Londra e non c'è uno straccio di giornale che spieghi o di telegiornale che spiega ai cittadini che si stanno decidendo delle cose fondamentali. Questo determina una simmetria, poi le lobby pesano, i cittadini non pesano. Me mi hanno intervistato a Transatlantico, programma di Renews 24, credo si chiami Transatlantico, avevamo appena votato il regolamento sull'unione bancaria, sul Made In, che significa mettere il marchio di provenienza su uno scontro durissimo, i cinesi, una parte d'Europa, tutte cose importantissime. Questo giornalista ci fa delle domande, eravamo a Strasburgo, a pochi metri dall'emiciclo, ci ha fatto, alla vigilia delle elezioni, ci ha fatto domande, tutte per commentare quello che era avvenuto al Senato, che erano cose assai meno importanti. Allora, a questo, diciamo, strabismo anche dei responsabili dell'informazione, che determina poi una simmetria democratica, perché se poi solo le lobby sanno quando e dove si decidono, sanno i cittadini, è un problema della democrazia. Questo è il compito, la funzione della politica, di un partito politico, deve organizzare la partecipazione, la consapevolezza, appunto, no al riformismo, già il riformismo dall'alto a livello nazionale, ma figuriamoci dall'alto da Bruxelles, non funziona, occorre davvero dare corpo, gambe popolari, democratiche, di partecipazione a questa sfida della costruzione dell'Europa, e questo è il compito del partito, e questo è anche il contributo che deve dare un parlamentare, nei limiti del possibile, del fatto che bisogna stare lì dal lunedì al giovedì se si vuole contare qualcosa, ma del fatto che occorre costruire dei rapporti, dei legami con il partito, con il territorio, con i municipi, con il comune, con i consiglieri, per costruire anche delle forme per aiutare a partecipare ai bandi europei, per spiegare quello che succede. Questo è il tipo di lavoro che occorre fare. I parlamentari devono starci, devono dedicarsi, perché è un privilegio enorme poter svolgere questa funzione, e quindi occorre quindi lavorare duramente anche il weekend, essere a disposizione di tutti i compagni, il partito che ti chiama, eccetera. Però occorre che il partito complessivamente, in questa opera di costruzione e di ricostruzione in cui anche Leonello è impegnato, dia e metta al centro questa dimensione dell'Europa. Ecco, se questa campagna elettorale servirà anche a questo, oltre che eleggere una squadra forte al Parlamento europeo, sarà stata una campagna elettorale utile, utile anche per noi, utile anche per Roma e naturalmente utile per realizzare la sfida e il sogno di costruire l'Europa e di cambiare l'Europa con il voto al Partito Democratico. Grazie.